Ciao, sono Enzo e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo portare un contenuto un po' diverso, per cui un altro tipo di video, un po' un esperimento, ma intanto l'intro, adesso vi spiego. Allora, vi spiego brevemente l'idea. Ieri mi sono preso qualche oretta libera, volevo in realtà riuscire a realizzare un video in esterna, appunto farvi vedere un po' degli scatti così fatti fuori in determinate circostanze. Sono riuscito a fare in realtà poche riprese a me stesso, però insomma ho fatto comunque diversi scatti, ho cercato di realizzare un piccolo progetto fotografico che adesso vi faccio vedere ed è un qualcosa che io vi suggerisco assolutamente di fare. Mi pare che ne parlavo sicuramente in altri video, anziché uscire praticamente, adesso mi vorrebbe di dire un'altra maniera, però diciamo a fare foto così a casaccio, è meglio darsi, come dire, prefissarsi comunque insomma, un piccolo progetto fotografico per cui uscire quantomeno con le idee chiare per cui di andare a realizzare determinati tipi di fotografie. Io ad esempio ieri ero uscito con l'idea di andare a realizzare degli scatti in una fontana qui a Palermo, nella zona della Calza, che è Piazza della Vergogna, e questo perché per l'idea così magari di riuscire a raccontarla con 5 fotografie. Adesso chiaramente ne ho fatte molte di più rispetto a 5 fotografie, ne avrò fatte, non lo so, forse una quarantina, insomma sarò stato lì circa un'oretta, però da queste 40 fotografie l'idea era quella di riuscire a raccontare anche magari e soprattutto a chi non ha mai visto questa fontana, riuscire con 5 scatti a far capire un po' qual è la bellezza di questa fontana, raccontarla appunto con queste poche immagini. Io ne ho scelti 5 perché preferisco essere sintetico nel riuscire a raccontare comunque una situazione, un luogo o quello che sia. Però potete anche scegliere poi, non so, comunque 7 fotografie, 9, 10, quello che volete. Però secondo me riuscire a essere sintetici, anche perché poi chiaramente vorrebbe dire magari anche avere più tempo, riuscire a fare diciamo un progetto più strutturato magari richiede più tempo, invece penso che 5 fotografie sia anche un qualcosa di più facilmente gestibile. Per cui in questo caso che ho fatto, ho dedicato un'oretta a scattare sì in quel luogo, per cui senza andare a divagare da altre parti, e soprattutto con l'idea di sapere già da prima che avrei dovuto comunque alla fine scegliere 5 fotografie per cui andare a lavorare magari su determinate inquadrature senza andare così a divagare un po' a casaccio, diciamo. Secondo me questo è un esercizio molto utile che soprattutto si può fare nel momento in cui magari non è appunto un lavoro commissionato, che lì magari comunque sei stressato per altri motivi, hai delle tempistiche diverse, ti devi comunque là chiaramente prendere anche più tempo magari per realizzare determinati tipi di lavoro, mentre in questo caso se è una commissione libera, diciamo un progetto personale, uno ha anche il tempo di prendersela più comoda tra virgolette comunque e andare a ragionare meglio su determinate cose. Fatte queste premesse, vi faccio vedere questi 5 scatti che ho scelto per realizzare questo piccolo progetto fotografico, chiamiamolo così, forse più un'esercitazione. Comunque, allora intanto vi faccio vedere questa pagina che è in realtà una piccola grafica contenente tutte e 5 le fotografie che ho scelto alla fine, appunto, adesso non ricordo, una quarantina di scatti che avevo fatto complessivi probabilmente. Questo direi che più che altro è il passaggio finale che trovo molto comodo perché mi consente di avere appunto i 5 scatti che ho scelto, averli vicini, anche con una sequenza per cui partiamo da questo, adesso non so se si vede la freccetta, ok, da questo che è il primo, il secondo, terzo, quarto e quinto, e il fatto di averli così in un'unica pagina e di poterli vedere così uno accanto all'altro mi aiuta a capire magari se ci sono ulteriori correzioni che posso andare a fare per quanto riguarda la tonalità, il contrasto, il bilanciamento del colore e via dicendo. Adesso visto nell'insieme vi faccio vedere anche i singoli scatti e cerco di spiegarvi anche perché magari la decisione di entrare con una fotografia rispetto a un'altra e il perché di andare a chiarire una determinata sequenza. Adesso penso che per fare un video del genere probabilmente non basterebbe mezz'ora se dovessi un po' così cercare di raccontarvi tutte le cose che ho pensato, che ho cercato di mettere in pratica appunto per riuscire a strutturare un piccolo progetto del genere, però appunto per non fare un video di mezz'ora comunque cerco di sintetizzare alcuni punti secondo me fondamentali. Allora, se ci fate caso, come
dicevo, intanto ho scelto un orario in cui non ci fossero troppi turisti, anche se in realtà le persone c'erano, ma ho cercato di fare delle inquadrature, comunque aspettare dei momenti in cui non fossero presenti le persone, e questo, come potete vedere, è un qualcosa che appare in tutti gli scatti. Questa poi chiaramente può essere una scelta soggettiva, però in questo caso io volevo cercare di mettere in risalto quella che era proprio, diciamo, la bellezza della fontana, dei particolari, evitando un po' le persone, i turisti lì, che secondo me avrebbero un po' distratto invece dalla scena. Il secondo punto che vorrei andare a sottolineare dipende proprio dalla post produzione, o comunque dalla lavorazione dei file. Io adesso ve li faccio rivedere poi di nuovo nell'insieme. Diciamo che partendo da zero avrei intanto potuto scegliere per questo progetto o bianco nero oppure colore. In questo caso ho scelto colore, anche se è un colore in realtà abbastanza desaturato. La giornata era sì, è già abbastanza nuvolosa come si vede, per cui non c'erano comunque dei colori così brillanti, però diciamo che proprio per evitare questo effetto un po' cartolina ho cercato comunque di andare a fare un tipo di post produzione, insomma, con dei colori un po' meno saturi, un po' diversi. Ma la cosa sicuramente fondamentale è quella di andare a scegliere comunque un mood, delle cromie comunque che vadano poi, che siano rispettate in tutte le foto, per cui non avrò una foto magari eccessivamente satura mentre poi l'altra sarà desaturata, ma sarà importante mantenere comunque diciamo un'atmosfera generale simile, insomma, che simile per tutte le fotografie. Un terzo aspetto che andrei a considerare in questa situazione riguarda proprio la sequenza, per cui intanto scegliere con quale foto aprire, con quale foto chiudere e anche appunto l'ordine da dare all'interno, diciamo, di questa piccola composizione. Come dicevo, in questo caso ho scelto di partire con un particolare di questa statua, poi la seconda fotografia comunque è più, diciamo, più contestualizzata, per cui fa vedere una porzione più ampia della fontana, mentre poi la terza nuovamente un particolare, chiaramente anche qui mettere in risalto il fatto che sia una fontana, per cui far vedere gli elementi dell'acqua, questo era anche un qualcosa di strettamente necessario. Mentre poi nella quarta ho fatto vedere qua nuovamente un altro particolare, anche contestualizzato con quelli che sono i palazzi dietro a questa fontana, e infine ho deciso di chiudere appunto con una scena, quella più panoramica in questo caso, che va a inquadrare, insomma, diverse statue della fontana. Adesso in realtà avevo anche fatto delle fotografie che facevano vedere la piazza nel suo insieme, per cui la piazza intera con tutti i palazzi accanto e la fontana al centro, anzi adesso ve la faccio vedere. Questa di qua è una, però alla fine mi ha convinto poco, perché il rischio secondo me è quello di, essendo già comunque un posto turistico, per cui una località, diciamo, abbastanza conosciuta, vi assicuro che ci sono una marea di foto simili, ma anche a livello di cartoline che assomigliano, diciamo, proprio a questa fotografia, per cui diciamo che per non scadere un po' nel banale ho cercato di evitare inquadrature che potessero dare l'effetto di fotografia cartolina. Ok, direi che sebbene ci sarebbero tantissime altre considerazioni da fare, magari non vorrei nemmeno fare durare questo video più del dovuto, però fatemi sapere sotto nei commenti se è un tipo di format, magari un tipo di video che vi può piacere, se vi può interessare, e proverò magari sicuramente a farne degli altri. Per il resto, come al solito, se vi è piaciuto il video lasciate un like e condividete, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!